In quell'occasione abbiamo notato quanto fosse un paese, come dei quartieri, oggi distesi, allora fossero enormi prati verdi, non costruiti. Un nostro compagno di classe, poi, per divertirsi, portò a scuola una piccola ricerca, fatta con il papà, che metteva a confronto un quartiere di oggi, con vecchie foto storiche, che riportavano lo stesso luogo 100 anni prima. Ecco una pista per una bellissima ricerca, come è cambiato Felino. Le foto che vedete scorrere sono state fatte da noi e rappresentano le immagini del libro che stiamo per pubblicare. Inoltre, ci sono degli inserti video che presentano la nostra conferenza stampa, aperta ai cittadini del nostro paese. Purtroppo l'audio non è per niente buono, ve lo raccontiamo brevemente noi. La ricerca ha camminato piano piano. Poi siamo venuti a conoscere il banco IDC e abbiamo deciso di partecipare, decidendo di dare alla nostra ricerca un'appendice innovativa, trasformare un vecchio sonnificio in un moderno edificio tipo housing, anche se non ci troviamo in Nord Europa o in una grande città. Ma l'idea era piaciuta. Vengono tutti a Felino per dare il buono della campagna, col sogno della villetta, e noi offriamo un'idea alternativa. Un mega edificio dove dovranno vivere nonni, singoli, famiglie piccole e nuove, oppure grandi e numerose. Un servizio in comune come lavanderia, ristorante, cinema, biblioteca, solario, palestra, eccetera. L'idea era questa. Dalle vecchie mappe del catastro napoleonico, il paese si è sviluppato, è cambiato e noi vogliamo dare un contributo a questo sviluppo, senza però dimenticare e gradire la peculiarità di Felino, Pomodoro e Sardegna. Studiando abbiamo capito cosa sia l'urbanistica e io ho imparato che ci sono persone che lavorano solo su questo, per progettare ogni piccolo o grande cambiamento del nostro paese. Non mi ero mai chiesto come si potesse arrivare all'idea di costruire un condominio o un parco in un posto o nell'altro. Ora ho capito invece che esistono in comune dei piani di sviluppo del territorio e che esiste una disciplina particolare che si chiama urbanistica, che si occupa di studiare e regolamentare gli sviluppi del territorio. Tale disciplina nasce per evitare i fenomeni di sfruttamento del territorio. I nostri compagni hanno raccolto fotografie, documenti, prodotto diverse ricerche a scuola e a casa, singolarmente in gruppo, e hanno raccolto contributi sulla storia delle case di famiglia, sullo sviluppo dei quartieri, interpellando genitori e nonni. Felino, al contrario di molti altri paesi, si è sviluppato e si sviluppa tuttora sulle strade. Le grandi edificazioni degli anni 70 sono andate tutte in una direzione, dando uno sviluppo al paese non omogeneo, privilegiando spazi e tralasciandone altri. Abbiamo cercato di capire il perché di tutto ciò. Abbiamo studiato i dati dell'andamento demografico in tutta la provincia e abbiamo cercato di capire il perché le famiglie negli anni 80 scappavano da Parma. Nel riflettere sul paese e i quartieri abbiamo capito una cosa molto importante: esistono terreni agricoli normali e terreni edificabili. Infatti il comune può decidere di catalogare un terreno come edificabile. Un giorno un terreno può valere una cifra e il giorno dopo può valere molto molto di più. Infatti il valore economico dei terreni edificabili è maggiore di molto rispetto a quelli agricoli, come se il terreno agricolo, che è quello che ci offre le verdure, le frutte, permette l'allevamento e assorbe gli inquinamenti, fosse meno utile del terreno costruito. In questo modo in molti hanno interesse che
nostri territori vengano costruiti. Lo strumento che permette ai comuni di decidere e programmare l'edificabilità dei terreni si chiama PSC, Piano Strutturale Comunale, e serve per regolare questo desiderio diffuso di costruire e definire e difendere il territorio e la bellezza che sono bene comune. I politici sono importanti, sono molto importanti, perché possono essere i custodi del bene più prezioso che possediamo, la nostra terra. Oltre a costruire, bisognerebbe tener conto anche dei terreni agricoli e risparmiandoli il più possibile e pensare a rendere fiorenti le aziende agricole. Si dovrebbe tenere in gran conto le bellezze paesaggistiche, perché esse ci permettono di vivere meglio e potrebbero anche farci guadagnare. Pensiamo per esempio ai parchi naturali italiani. Dobbiamo capire che è molto meglio recuperare e rinnovare vecchi edifici che costruire meglio nuovi e quindi occupare nuovo territorio, come stiamo cercando di fare noi, ripensando in un modo del tutto nuovo un nostro salumificio. Questo progetto di rivisitazione di un salumificio non è ancora pronto e dobbiamo finirlo entro fine dell'anno, ma nel libro abbiamo raccontato come è stato impostato il lavoro e descrivendo la nostra esperienza didattica. Abbiamo avuto qualche contrattempo, siamo andati un po' lunghi coi tempi, soprattutto sul progetto del salumificio da ristrutturare, perché l'università sociologia parla, ha apprezzato questo lavoro, ci ha chiesto di pubblicare una collana di un editore locale e questo ha un po' allungato i tempi, per cui abbiamo dovuto curare meglio la pubblicazione e la ricerca e abbiamo tralasciato un po' il progetto di Guaudi. Comunque i ragazzi sono stati coinvolti in un lavoro importante, oltre alla nostra classe in realtà tutto l'istituto comprensivo ha lavorato in modo diverso, noi abbiamo avuto i contatti con l'IDC e abbiamo lavorato su questo progetto del salumificio, le altre classi invece hanno mappato un po' il terreno.